l'assaggio. Ci siamo? Ecco qua. Tutti i pani. Siamo. Questa bella tavola e poi ci spiegheranno che cosa sono tutti questi pani. Beh, io direi di iniziare ringraziandovi tutti per questa bellissima partecipazione. Sono sempre piene le sale per questi incontri culturali. Io vi ricordo a tutti che non sono i primi, perché abbiamo già fatto le sale piene per due cicli di tre incontri sulla storia della Toscana con il professor Cipriani, è stato un bel successo. Oggi pomeriggio la storia del mare, la Toscana e i grani della tradizione. Io ringrazio i presidenti delle associazioni Noi Toscani, con il presidente Filippo Franchi, e il presidente dell'associazione Firenze Magnifica, Paolo Carbutieri, per aver promosso e organizzato questo evento, e gli faccio un applauso. Andiamo avanti e passiamo quindi alla seconda parte di questo incontro, che riguarda la parte, diciamo, storico-umanistica. Ascolteremo ora due relazioni, una sulla parte storica e una successivamente sulla presenza del pane nelle scritture, nella religione, e cercheremo quindi di caratterizzare i nostri creatori, di caratterizzarci questi momenti. Io pregherei al professor Giuffoletti, che guiderà la trattazione di questa sezione, di farci osservare, di darci indicazione, di illustrarci le caratteristiche anche del pane toscano. Cioè, noi lavoriamo in Toscana, siamo in Toscana, ogni regione ha il suo pane, possiamo dire, cioè il pane ha una caratterizzazione territoriale. Ecco, sotto questo aspetto sarebbe importante e interessante ascoltare l'opinione del professor Giuffoletti dal punto di vista anche storico. Professore. Buonasera a tutti, devo ringraziare, anche se credo che va via, il professor Bindi, perché mi ha rassicurato. Il grano Verna non si può chiamare antico perché ha 50 anni, essendo che ce n'ho qualcuno di più, mi pensi di anch'io, non dirò anche bene. Il tema della storia del pane che mi state affidando è un tema estremamente impegnativo, perché è figlio della nostra civiltà. La civiltà cristiana ha tre sacralità che riguardano il rapporto fra l'uomo, la terra, il cielo, Dio, e sono esattamente il pane, il vino e l'olio. Sono tre sacralità della civiltà alla quale più o meno degnamente apparteniamo. Di queste tre sacralità, il pane chiaramente è quello più universalmente significativo nella civiltà mediterranea. Nella civiltà mediterranea poi si sono sviluppate diverse religioni che non tutte hanno lo stesso rapporto con quelle tre sacralità che invece sono tipiche della civiltà cristiana. Bene, un grande scrittore, Carlo Levi, ha scritto delle cose che qualche anno fa, non dico quanti, ma non pochi, la regione mi aveva affidato insieme all'INSAE, credo un istituto che non esista nemmeno più, era l'Istituto per la Ricerca Educativa a livello regionale, non so se è anche te la volta, ma insomma è un istituto che ha assolto una funzione molto positiva, almeno in quel periodo in cui ho collaborato, e la regione era Toscana era abbastanza avanti. Capita di rado che i politici siano avanti ai problemi, generalmente stanno dietro, ma in quel caso il tema era l'educazione alimentare attraverso le scuole. Oggi le problematiche sono anche un po' diverse, perché c'è etnie e presenze alimentari e gusti e tradizioni che vanno oltre quella cristiana, e quindi il problema è assai complicato. Ma allora mi fu affidato questo compito e io lo assolsi studiando e traducendo i giovani
linguaggio semplice quelli che erano gli ABC della dieta mediterranea, che tuttora voi vedete è la dieta più idonea. E vi avevo detto di Carlo Levi perché secondo me dà la definizione più calzante di ciò che è il pane. Il pane, scrive, è la prima prova della civiltà e la più profonda delle sue espressioni. Guarda questa cosa impegnativa, e le dice un grande scrittore. La forma del pane è forse il più espressivo dei modi umani e popolari dell'arte, e la più antica e permanente, quella che arriva fino a dire le cose più profonde e più vere della vita, dei sentimenti di un popolo. La prima scultura diventata momento della vita, divinità nascosta e incarnata, conoscenza, comunione, nutrimento. Lei sosteneva che il pane e nel pane si esprimevano le infinite storie di un popolo così diversamente civile, che sarebbe quello italiano. Questa è una cosa che era valida fino a qualche anno fa e mi auguro, spero, che sia valida ancora oggi. Ma per dirvi che il rapporto fra il pane e la civiltà è un rapporto che ci rimanda alla concezione della civiltà, che non è soltanto consumi, abbondanza, ma è, anche se il pane sembra materiale, avete visto, non lo descrivo, non lo faccio scrivere. Bene, se questo è, come collocarlo? Accanto a me c'è il padre che poi meglio di me spiegherà questi aspetti della sacralità del pane, è il corpo di Cristo, così come il vino, il sangue, così come l'olio, la funzione della nascita e della morte. Bene, ma il punto è della Toscana, perché qui siamo a definire una specificità del pane toscano. E guardate, è una cosa a tutti nota, che il pane toscano è qualcosa di diverso. È un pane non condito, nella sua forma essenziale, più diffusa, storica, direi io. È un pane che non ha il sale, e su cui le leggende, il presentatore è stato bravissimo, Jacopo, a dare subito questa... sai come con tantissime cose, leggenda e storia si confondono, ma spesso prevale le tesi sulle origini del perché il pane non è salato in Toscana, sono le più strampate. Le più strampate. Ma vede, ora gli darò una risposta, perché la risposta la dà la geografia, la storia e la civiltà. Non si possono improvvisare le cose. Lei lo sa che Lucca è stata uno stato autonomo per molti secoli e aveva uno sbocco al mare, Pietrasanta, Forte dei Marmi. Il Forte dei Marmi in realtà era il magazzino. E allora, siccome il sale, come tutti noto, o si cerca sottoterra quando c'è, o se no, la fonte primaria è il mare, il sale marino, ecco subito la sua risposta, ma questo mi spinge più in là di quello in cui io voglio andare per gradi. Per gradi ci voglio andare, cioè per la prima cosa bisogna identificare la specificità. E questo non è un compito semplicissimo per la verità, perché la Toscana non è mai stata quella che vediamo oggi, è diventata la regione toscana così com'è, che comprende anche questa. Magari i campesi ci sono state sempre strette, si figuri i senesi, no? Quindi la Toscana è un frutto recente nelle sue definizioni territoriali, anche se culturalmente la Toscana, come diceva un grande poeta fiorentino, Tuzzi, è l'unica insieme alla Sicilia ad avere una sua identità, una sua civiltà, una sua specificità, no? E quindi va presa sul serio questa faccenda. E allora si arriva al perché e come definire. Ecco, bisogna partire dai grandi, perché come mi diceva un grande enologo, purtroppo scomparso, già Montanis, era un carissimo amico,
quasi più che il maestro, veramente un padre, era già morto. E diceva tutto parte dalla terra. Beh, il grano parte dalla terra. Quel grano lì ha 50 anni, ma i grani hanno secoli, secoli e secoli. Quindi bisogna partire sempre dal grano. E questo però non è il mio punto da definire, però la materia prima per fare, per arrivare al grano, non vorrei che si dimenticasse che oggi i giovani prendessero quelle polverine bianche credendo che sono, che non hanno più nessun rapporto con la terra, no? Sono in un mondo in cui dirti, guardate che i giovani non sanno mica qual è la filiera per arrivare al forno, non lo sanno mica più. Non lo sanno mica più che il grano va seminato nella terra, il solco. Queste cose. Quindi quando si fa un discorso tecnico sul pane non bisogna mai dimenticare che c'è un discorso umanistico sul pane, giusto? Questo convegno avviene, perché è l'aspetto che ci rimanda più su noi stessi, la Toscana. La Toscana e Firenze in particolare, che hanno a che vedere con questa storia del pane, moltissimo. Perché chiunque sa, girando l'Italia italiana, pare intorno alle 300, ma forse anche di più qualità di pane. Ma c'è una specificità della Toscana che salta agli occhi di tutti, salta agli occhi anche di un giovane torinese che venne qui per la capitale, che si chiama De Amicis, scrisse un libro affascinato dalla lingua fiorentina, un libro molto bello, mi considero di leggere, e in questo libro specifica una cosa che ora non vi dico, però nota subito la differenza del pane toscano rispetto al pane fiorentino rispetto. E allora andiamo indietro a vedere che cosa rappresenta il pane per una civiltà come quella toscana. Ebbene, lasciamo perdere l'erudizione, ma un punto va subito illustrato. Vedete, i fornai fanno parte di un'arte che è codificata a Firenze e che è una delle arti minori. Guardate che il maggiore e il minore non dipende dall'importanza che ha, ma dipende dal ruolo economico e civile. Quindi i fornai sono una bella negli statuti medievali, hanno una loro consistenza. Pensate che nel 1337, quando si conosce il primo statuto dell'arte dei fornai, che è un'arte minore che c'ha fra l'altro un bel simbolo, lo vorrei richiamare, un simbolo di una stella bianca, ora le stelle sono 5, 6, no, ma quella è una stella sola, una stella bianca con 8 punte in campo rosso. E poi ha un influente protettore che a Firenze conta moltissimo, San Lorenzo. E il primo statuto dei fornai è del 1337. Purtroppo di lì a poco arriva la peste che decimerà di oltre un terzo la popolazione di Firenze e la roba, e questa roba riguarda tutta la Toscana, è la peste che riguarda la Francia. Una di tante. All'epoca Firenze aveva 150 fornai ed ogni fornaio, attenzione, questo è molto interessante, per dimostrarvi che questa professione era una professione che aveva un ruolo chiave nella città e nella civiltà. Pensate un po', ogni fornaio doveva segnare il pane con un bollo personale. Noi siamo nell'epoca delle griff, dei brand, è diventato 7-8 secoli fa questa roba. Il fornaio doveva avere. E perché lo doveva avere? Perché doveva garantirlo quel pane. Sulla materia prima con cui l'aveva fatto, le farine, sulla purezza della lavorazione del pane, che l'altro ingrediente era l'acqua, e sulla tenuta del pane. Pensate alle muffe, oggi sappiamo tante cose su cosa significa il pane e cosa significa il grano, le muffe per esempio. La storia intera è percorsa non solo dalle carestie, ma è percorsa dalle malattie che spesso sono indotte dal grano umido, dal grano marcio, dal grano muffino. Molte delle alienazioni mentali a livello proprio non
piccolo ma di massa, sono state prodotte dal grano umido. E il grano allettato e inumidito era fonte di moltissime malattie. Quindi ecco perché questi a Firenze che avevano Firenze era la città più espressiva dell'Occidente cristiano, quella a cui tutti guarderanno. Eppure qui è mica tanto grande, c'ha 90.000 abitanti, pochi, ma tutti guarderanno a lei come modello, perché c'è una convivenza tra cristianesimo e civis e città. Comunque, le due piazze più importanti a Firenze sono queste. E questi due poteri, queste, che hanno un'influenza profonda nella città e nella vita sociale, devono convivere, devono trovare un modus di convivenza. E questa attenzione sul pane è perché il pane ha una sua funzione sacra. Per cui il timbro, per cui l'attenzione alla salute, per cui la regolazione attraverso statuti, sia nello statuto generale della città, sia attraverso lo statuto specifico. Ma in Toscana c'è un altro aspetto del pane che è molto importante. Vedete, in Toscana intorno al pane ruota gran parte delle tradizioni culinarie, chiamiamole, è mai volgare questa parola, dell'alimentazione in Toscana, ruota intorno al pane. Pensate alla quantità. Una volta io a casa avevo mia madre che era una cultrice di queste zuppe, era molto appassionata, ma io ho contato qualcosa come 12-13 zuppe di pane in Toscana. Ora la zuppa di pane la troviamo dal Mediterraneo fino a sopra, ma con le caratteristiche che ha in Toscana è direi prevalentemente mediterranea. Perché è mediterranea? Perché poi in queste zuppe entra la seconda sacralità, che è quella dell'olio, capisci? Nella terra dei Mutirri, quella sopra all'Appennino, l'olio non si coltivava fino al Medioevo, è un po' di più. E quindi è chiaro che quelli mettevano dei grassi nel pane e in tutto ciò che ruotava intorno al pane. In Toscana c'è una parola che si trova soltanto nel Veneto, uguale, anche se lì la storia non ha la vendita, e che è il companatico, cioè tutto ciò che ruota intorno al pane, tutto. E spiega anche come mai quel poco di sale che in Toscana si poteva avere in un'economia di autoconsumo come quella mezzadrile doveva essere riservato alla conservazione delle carni di maiale, che era la dispensa, il frigorifero, il surgelatore del tempo. Quindi bisogna immaginare questo. E ci avviciniamo a questo, piano piano. Lo sa perché piano? Perché ho visto che tutti i miei alunni o i miei figli che lavorano su internet vogliono le risposte immediate, e le risposte immediate non fanno lavorare col cervello e nemmeno col cuore, nemmeno con l'emozione. Sono risposte fredde che si dimenticano il giorno dopo e che non hanno una spiegazione logica. I nomi di queste zuppe poi rivelano un universo. Pensate, la zuppa col cavolo nero e il pane col cavolo nero. Poi c'è da noi sul Monte Amiata un crostino sacrale che si mangia per la vigilia di Natale col cavolo bianco e con una salsina con un poco di pomodoro, quindi è dopo il 1500-1600, non facciamo l'errore di fare il pomodoro nel Medioevo, come mi capita di leggere molto spesso, e poi l'acciuga. Questa qui, se io potessi offrirla a tutti voi prima di Natale, è una roba, è veramente sana. Lì il pane gioca un ruolo fondamentale perché viene custodito, ma quello che gioca è l'insieme, è il colore che ne serve. Poi c'è la rivolgita, poi a Firenze, è inutile che ne parli, qui la panzanella, la panata. Pensate, ne parla Artusi di questa panata, la troviamo addirittura nei libri del 1400. Ma Artusi ebbe un'avventura
incredibile, andò a mangiare un minestrone col pane dentro, perché allora non si usava di mettere la pasta nel minestrone, e poi in Toscana la pasta nel minestrone arriverà tardissimo, perché bisognava comprare la pasta mentre il pane si faceva. E allora che succede? Gli viene il mal di corpo, scappa di corsa e viene a Firenze per mettersi a letto e curarsi, e racconta la storia di questo minestrone. E da lì parte per raccontare l'acqua cotta maremmana, il cibo all'acqua amiatino, se poi qualcuno vuole la ricetta gliela do io, perché poi anche l'acqua cotta, guardate che c'è di tantissime, perché si fa secondo le esigenze, secondo le opportunità, perché le cose migliori della vita vengono fuori attraverso l'adattarsi alla realtà, ingegnarsi. No, non le ricette della televisione, ingegnarsi, proprio fare le cose più buone che ci mancano di più e che cerchiamo e spesso non troviamo, sono quelle nate dalla necessità. È incredibile questo, eh? Acqua cotta e cipollato, diceva un proverbio amiatino della bassa amiata, mettimi a letto che sono malato. Perché? Perché quelli che andavano a lavorare in Maremma pigliavano la malattia. E come cibo avevano solo questo. E con malaria arriviamo alla spiegazione vera, profonda, seria del perché il pane nostro toscano è sciocco. Perché la Toscana aveva le coste che non appartenevano a Firenze, gli apparterranno molto tardi, perché prima ci provano i senesi, a arrivare fino al Talamone, e lì vicino c'era una delle due grandi saline toscane, che era la salina di Orbetello, e l'altra era Volterra. Ma che c'era all'epoca, e ci sarà fino al primi del Novecento? La malaria, quella roba che è ritornata ora per la impudenza di chi ci governa. Scusate se io parlo chiaro, ma questa è l'imprevidenza, la mancanza di previdenza. Ci sono stati secoli di malaria, noi sappiamo cos'è la malaria, ma è terribile. E oltre alla malaria, sulla costa, all'interno del mare, tutte le isole erano percorse dai corsari fino al 1830, i saraceni. Ora sbarcano per altre ragioni, allora sbarcavano per razziare. E quindi il mare toscano era insicuro, e Firenze arriverà al mare soltanto tardi, molto tardi, e quando ci arriva arriva di volo. Ma a nord e a sud, appunto Pisa, chi faceva prima la domanda, ecco la risposta, Firenze non ha sbocchi al mare fin tanto che non completerà il percorso con la guerra di Siena. Ma gli spagnoli, dopo la guerra di Siena, siamo a metà del Cinquecento, manterranno lo stato dei presidi in quella cosa. Ed ecco la spiegazione storica seria e non fantasiosa e leggendaria. Il sale in Toscana, nella Toscana interna, era difficile da... veniva quello che veniva dalla parte dell'Adriatico e un'altra parte da Volterra, quindi era un sale costoso. La Repubblica di Venezia aveva creato un monopolio del sale, per cui il sale che veniva dalla parte dell'Adriatico era costosissimo. In più la Toscana era piena di mezzadri che vivevano di autoconsumo, non avevano un'economia monetaria e quindi non potevano comprare il sale, e quel poco che compravano gli serviva per il maiale o per il cacio, che era altrettanto importante, non dico quanto il maiale, ma altrettanto importante. Ecco, qui avete già le origini di questa differenza che alla fine diventa una virtù, perché nei tempi moderni il sale si è scoperto che non è solo un alimento indispensabile nella vita umana, ma anche pericoloso con l'andare del tempo. Quindi ecco che la spiegazione non è fantasiosa, va legata alla storia, va legata alla geografia e va legata alla civiltà. Ma ciò non, il pane sciocco toscano ha un'altra caratteristica, e questa è quella che ci riporta agli amicizie. E sapete qual è quella? Lui quando arriva qui nel 65 è un piemontese, si è fatto militare, ha combattuto insieme ai toscani, l'ha già conosciuti come volontari durante le guerre del Risorgimento, i giovani studenti come lui. Quando arriva qui sente che dicono che il pane canta, e lui
che vuol dire il pane canta? E poi capisce che il pane toscano scoppia, perché essendo senza sale, senza condimento, è un pane che si differenzia dal nord e dal sud perché è croccante. Oggi, come voi sapete, questa virtù della croccantezza è stata riscoperta dagli chef alla pace, ma in realtà viene anche propagandata come la croccantezza, come una virtù per il palato, perché risveglia i gusti, fa sentire di più i sapori e sazia di più, per cui se qualcuno vuole farle bene, le croccantezze funzionano. Allora, la croccantezza, anche questa, vi spiega le particolarità, è un'altra particolarità che andremo a conservare, oggi sono tanti tipi di pane, ma il pane toscano fiorentino nella sua essenza deve avere una croccantezza, e ce l'ha proprio perché non è condito e perché non c'è il sale, tutti voi sapete che il pane salato si conserva forse anche, ma si ammorbidisce perché il sale viene e trattiene la vita. C'è un'altra cosa che vorrei dirvi per concludere questo discorso, ed è per esempio il problema del sale. La Toscana non ha vie del sale, perché, e non ha le rivolte del sale. In Piemonte, nel sud Italia, nel sud della Francia, in Spagna ci sono rivolte per il sale, perché che succede? Che tutte le volte che lo Stato moderno si impone, che cosa fa? Mette i balzelli e le tasse, è uno sport antico, molto praticato, mai abbandonato, anzi esteso, e quindi che cosa succede? Che tutte quelle protezioni che erano originariamente legate alle città, che ci tenevano a pensare, che consideravano vitale per la vita, per la salute, spariscono e aumenta il prezzo e le popolazioni si rimangono. La più famosa rivolta del sale è a Mondovino. Pensate, durerà 10 anni con molte vittime, una guerra vera e propria, ma ci sono altrettante in Spagna. Beh, la Toscana non ha conosciuto questo, perché non aveva un uso esteso del sale, e specialmente della vanificazione. Detto tutto questo, vedo che il mio moderatore comincia a dire ma finita. Sì, la fa finita dicendo: trattiamo con cura questa filiera del pane, trattiamo la cultura con cura dalla terra dove bisognerà riportare i giovani o delle forze vere, non quelle finte, a lavorarla, perché le terre sono abbandonate, non solo quelle terre, ma l'abbandono sta crescendo, sono invase dalle città, che ovviamente cementificano, sono invase dalle infrastrutture, quindi bisogna fare molta attenzione. E secondo me il messaggio è proprio quello che, senza l'aiuto delle scienze, della tecnologia, in un paese in cui le cose buone devono essere per forza contro la scienza, no, vi sbagliate. Non è così, non è così. La scienza è indispensabile, la ricerca genetica sui grani, la ricerca di ridurre l'acqua, il bisogno di acqua, per i grani. Questo sta avvenendo già per la vite, figuriamoci se avverrà per il grano. Quindi la ricerca scientifica è fondamentale anche per darci le garanzie sul pane, perché le muffe sono, vedete, la Coldiretti pochi giorni fa ha fatto una fregnaccia grandissima con questo punto, se no vi direi tante altre cose cattive, bene non dirle, ma anche le istituzioni meritorie devono fare attenzione. Oggi la notizia diventa terribile perché induce, siccome noi importiamo quella popò di qualità di grano, che poi i pastai sanno ma è indispensabile anche per mescolarlo con i nostri, quindi bisognerebbe fare molta attenzione quando se ne parla a sproposito, hanno detto che quelle partite di grano erano pericolose. Bene, c'è proprio in questi giorni, come tu sai, un organismo di controllo su quello, ha detto assolutamente no. Assolutamente no. Quindi non solo la scienza è utile per noi, ma la scienza è utile per darci delle garanzie su un alimento così importante. Ma infine io vorrei concludere, siamo una società post-cristiana, però credo che il cristianesimo abbia talmente permeato la nostra civiltà che prima che qualcuno possa pensare facilmente che
sia vestito da prete o da civile, a disfarsi di questa civiltà. Ce ne vorrà, perché le civiltà si trasformano, si rincarnano, ma non si disperdono. Non sono piante secche che cascano giù, dalle radici ripartono. Quindi io direi di fare molta attenzione su quello che per noi rappresenta, e per noi toscani rappresenta il pane, che non è soltanto una questione, ecco, di cui ho parlato, ma è un'espressione di civiltà, la stessa cosa che diceva Carlo Levi. Per me quello è il pane. Grazie.